Buongiorno a tutti, come avrete visto dal titolo, questo mese la collaborazione riguarda una challenge, è una sfida molto interessante per me perché, allora, prima di tutto io di solito mi faccio un trucco molto leggero, molto basic per così dire, e secondo perché da quando ho iniziato a truccarmi non mi è mai capitato di dovermi truccare senza specchio, per cui sono proprio curiosa di vedere il risultato di questa challenge. E prima di iniziare a truccarmi volevo ricordarvi nuovamente che è la collaborazione del 20 del mese, per cui tutti i link dei canali e dei video collaborazione li trovate nell'info box come sempre, e vi volevo anche far vedere, giusto così facciamo una panoramica e vedete che non sto barando, anche perché mi sono ripromessa di non fare tagli per questo video in modo che sia tutto. Vedete, allora, lo sportellino della videocamera è in questo momento è girato verso di me, quindi io, se volessi barare, potrei tenerlo girato in modo da utilizzarlo come specchio, ma non lo farò perché insomma questa challenge va fatta al 100%, insomma, senza specchio e senza aiuti, quindi in questo momento la giro. E da questo momento in poi non riesco a vedere niente. Io i trucchi me li sono posizionati qua, e se non faccio un'inquadratura, se non vi guardo bene, scusatemi, ma appunto è un po' tutto così, è come guardare a luci spente, no? E quindi niente, inizio. Allora, io solitamente inizio dal mio non so neanche come si chiamano queste cose, sapete, perché io appunto non sono molto, io vado in negozio, è il correttore per gli occhi, esatto. E allora mettiamo un pochino qua e un pochino qui. È interessante fare queste cose perché appunto forse ne ho messo poco, non lo so, vediamo, vedremo dopo. Insomma, abbiamo pensato di fare questa sfida per divertirci un po'. È stata un'idea di Tonia del canale Tonia Lugio 20, e ci ha proposto insomma di fare questa challenge che su internet, su YouTube mi sembra ci siano insomma video di questo genere. Ecco, dopo il correttore mi sembra di fare un qualcosa tipo get ready with me, ma non è così perché insomma mi sentirei un po' impacciata. Quindi, allora, Estée Lauder, e questo è un fondotinta, penso di averlo comprato questo per la seconda volta. Io di solito faccio così, io non uso, sapete, quei tamponcini, quelle cose, ogni tanto lo faccio perché magari, oddio, adesso non so, lo faccio quando magari voglio fare, cerco di fare un trucco magari un po' più preciso, oppure dico va bene, adesso inizio a truccarmi con questo così non mi sporco le mani, eccetera, però sono sincera, io per il fondotinta, quello che mi trovo con, cioè, le mani, io per me queste spugnette, non lo so, non è che mi ci trovo proprio così. Allora, ditemi voi come sto andando, non lo so, collo, avrò già sporcato magari la maglietta, qui ho un brufolino, mi è venuto piccolo, non so se si vede, naso, l'ho fatto, mamma mia, senza specchio, sembra di no, ma è una cosa abbastanza così strana. Allora, guardo di là così, guardo l'infinito delle piastrelle blu del mio bagno e ho cercato di, non so se ho fatto bene, ragazze, vabbè, ditemelo voi. E questa volta non mi lavo, di solito mi sciacquo le mani chiaramente, ma per non guardare lo specchio stavolta lascio così, tanto non è che sono sporchissima. Quindi, allora, altra cosa che faccio dopo essermi messa il fondotinta è un po' di fard,
Quindi questo è quello della Deborah, ha non so quanti anni, perché ne uso veramente poco e di solito lo uso così. Chiaramente magari cerco di metterlo, adesso non riesco neanche. Allora, vediamo, adesso vedremo la simmetria, com'è il colore. Da una parte avrò molto più colore che dall'altra, oppure forse ne sto mettendo meno, chi lo sa, ne sto mettendo poco rispetto a quello che uso solitamente, forse qua un pochino o qui. Oddio, vi immaginate se Clio Makeup e Giuliana vedessero questo video? Impazziscono. Allora, e dopo essermi messa il fard, mi metto giusto qualcosina negli occhi e di solito è, allora, o è questo eyeshadow, insomma ombretto liquido sarebbe, ma comunque è sempre una base, come vedete è un colore molto tenue, oppure mi metto, uso questa, la matita sempre come ombretto, giusto un pochino per dare un po' di luminosità all'occhio. E questa volta, visto che secondo me tra la matita e il liquido è più difficile mettere il liquido, è una challenge e quindi proviamo. Dunque, così, boh, e così, come sto andando? Vabbè, e vediamo un po' di stendere un pochino, chissà se sarà andato anche sulle ciglia. Ah, sapete cosa? Mi sembra di aver dimenticato di tirare fuori qualcosina per le labbra. Io di solito per le labbra non uso niente, solo un po' di burro cacao, e quindi in realtà penso che allora a questo punto non metterò niente, perché sarebbe solo un po' di burro cacao, rossetti, gloss, eccetera. Sono è tanto tempo, ogni tanto li uso, ogni tanto. Allora, senza guardarmi, io credo che in quest'occhio probabilmente ho messo un po' più di trucco che in questo. Ma adesso quello che faccio come passaggio, diciamo un po' finale, è mettere e stendere, questa sarebbe una cipria cotta. Non so se si usa così in realtà come passaggio, però io la metto giusto così per, come dire, per fissare tra virgolette un po' il trucco. E fissare il trucco, vediamo negli occhi, così, ok. E adesso viene la parte più interessante, che è quella degli occhi. Allora, io inizio con il mascara, questo è un mascara sempre della Kiko, gran parte dei miei trucchi sono della Kiko, mi ci trovo abbastanza bene, poi è chiaro che magari se vado da qualche parte trovo qualche trucco in offerta, così lo compro, ma non sono granché patita dei trucchi. E sono sincera, compro appunto quelli che mi servono, magari due mascara, ciglia allunganti, questo così per tutti i giorni. E adesso ragazzi inizia, e guardo in qua così siete sicuri che non sto guardando da nessun'altra parte ma solo le piastrelle, e questa è la roba più difficile, mamma mia, cosa ho fatto? Mi verrebbe da tenere la bocca aperta, e non so se capita anche a voi, e adesso un po' che non mi capita, ma vedo che a mia figlia succede, e quando mettete il collirio che dicono apri gli occhi e ti viene da aprire anche la bocca, non so come mai, deve essere una questione così meccanica, che ne so.
Comunque, la stessa cosa mi verrebbe da fare in questo momento. Un disastro, non lo so. Adesso vediamo. Ma cosa sarebbe stato meglio, tenere gli occhi chiusi in questo caso o aperti? Ma un pezzettino velocizzo un po', giusto quando sto in silenzio per non annoiarvi. Non so, scusate, penso di aver fatto un disastro. Comunque, dai, questo è un video che abbiamo pensato, che insomma Tony ha ideato, però dopo abbiamo detto ma sì, dai ragazzi, divertiamoci, tanto siamo comunque vicino a Halloween e insomma, mal che vada, insomma, risulta essere un video divertente. Tasto finale dolente è la matita negli occhi, che io non ho mai messo senza specchio. E quindi anche qui penso che velocizzerò un pochino, magari giusto un pezzettino mentre mi concentro mentre mi concentro a mettermi la matita. Non so ragazze cosa è venuto fuori. Ultimissimo prodotto che non può mancare mai nel mio trucco è questo Eyebrow Design Gel Mascara. E in pratica, siccome le mie sopracciglia tendono, per quanto io le pettini, tendono ad andare un po' in giù, allora devo insomma in qualche modo fissarle, così magari mantengono un po' una forma migliore. Io magari sto esagerando un po' con queste cose, ma perché veramente senza guardare non è facile. Cosa dite? Ditemi, anche voi avete provato a truccarvi così senza specchio, fare queste prove, insomma è interessante. E senza guardarmi allo specchio, mi tiro via anche questo. Mi pettino un pochino, anche qui così, e è un trucco, come vedete, molto leggero, leggero quando lo faccio bene. Oggi probabilmente in questo momento avrò gli occhi tutti insomma truccati male, però insomma generalmente quando lo faccio bene è un trucco insomma leggero, così per tutti i giorni, comodo, e magari ogni tanto ci metto qualcosina in più, qualcosina in meno. E ombretti non uso quasi mai, uso appunto giusto magari una matitina così per illuminare un po' l'occhio. E se ci fosse un trucco con il quale, del quale non riesco a fare a meno, è senza dubbio il trucco per gli occhi, e quindi il mio mascara e la mia matita, che penso che in questo momento sono i trucchi peggiori che ho in faccia. E comunque adesso vediamo il risultato. Io non mi sono ancora vista, per cui mi sposto e ok. Non è malvagio, dai, pensavo, cosa dite? Ecco, giro di nuovo la telecamerina, pensavo fosse peggio, non mi sono guardata benissimo, insomma gli occhi sono un po' forse truccati di più, e però se non sbaglio non è che ci sono grandi sbavature, o soprattutto della matita, per cui dai, sono contenta. E niente, io spero che questo video collaborazione vi sia piaciuto. Come vedete non ci sono tagli, non c'è stato nessuno specchio. Sono curiosa di vedere i video delle ragazze appunto come saranno. Vi invito ad andare anche voi a dare un'occhiata a questa collaborazione make up senza specchio, e noi ci vediamo al prossimo video, vi aspetto e vi mando un bacione, ciao!